Benvenuti, quest'oggi andremo a trattare una serie di semplici esercizi da poter ripetere a casa. Andremo a tonificare le gambe, l'addome ed il petto. Li metteremo in un circuito ed ogni esercizio verrà ripetuto una sola volta per poi, alla fine del circuito, essere ripetuto 3 volte. Il primo esercizio che andremo a vedere oggi sarà utile per tonificare i polpacci. Avremo bisogno di una semplice parete che ci servirà come appoggio. Dovremmo semplicemente tenere i piedi ad un pugno tra loro. Valeria manterrà una posizione rigorosamente dritta, con l'addome leggermente contratto e l'ombelico leggermente tirato indietro. Nell'andare a fare l'esercizio, andiamo ad espirare quando andiamo su e ad inspirare invece nel tornare al pavimento. Dobbiamo ripetere questo esercizio per circa 15 o 20 volte. Il prossimo esercizio di oggi è l'affondo dietro e serve per andare a tonificare le gambe. La posizione iniziale prevede di mantenere i piedi paralleli tra loro con i talloni posti al di sotto delle anche, in quanto le anche ci daranno la direzione. Valeria andrà a fare un affondo dietro mantenendo rigorosamente 2 angoli di 90 gradi fra il femorale e il polpaccio della gamba davanti e il femorale e il polpaccio della gamba di dietro. Successivamente cambierà lato e andrà indietro con l'altra gamba. Una volta raggiunta la posizione, torniamo nella posizione fondamentale e cambiamo gamba. Dobbiamo ripetere questo esercizio per circa 15 o 20 volte per lato. Il prossimo esercizio servirà per andare a tonificare i glutei ed in questo caso utilizzeremo una fitball. Valeria si porrà con l'addome sulla fitball, manterrà l'ombelico in dentro, le spalle ed i gomiti in linea fra di loro, il collo sarà rilassato e mantenendo l'addome contratto andrà a portare prima una gamba e poi l'altra su. Per evitare di forzare il collo, lo sguardo dovrà sempre essere mantenuto verso il basso, con il collo rilassato e non si dovrà mai guardare in avanti. Dobbiamo ripetere questo esercizio per 15 o 20 volte. Il prossimo esercizio serve per andare a tonificare la parte superiore del corpo, prevalentemente il petto. Le mani dovranno essere poste al di sotto delle spalle ed ogni volta che andiamo verso il basso dobbiamo andare a formare un angolo di 90 gradi fra braccio ed avambraccio. Dobbiamo porre la colonna vertebrale in linea formando una sorta di riga che va dal capo fino ai talloni. L'addome dovrà essere rigorosamente contratto e l'ombelico mantenuto all'interno. Inspirerà nella fase negativa dell'esercizio, cioè quando va giù, e butterà invece l'aria fuori quando va su. Nel caso specifico abbiamo portato le ginocchia al suolo per facilitare l'esercizio, ma qualora qualcuno dovesse avere una preparazione fisica più avanzata, possiamo ripetere lo stesso esercizio ma mantenendo la posizione sulla punta dei piedi. Dobbiamo ripetere questo esercizio per 15 o 20 volte. Il prossimo esercizio serve per rinforzare gli addominali. Abbiamo bisogno di una fitball e la posizione da assumere è la seguente. Valeria si porrà sulla fitball mantenendole anche su quest'ultima. Dobbiamo stare attenti a formare un angolo di 90 gradi fra coscia e gamba. Nell'esecuzione dell'esercizio dobbiamo mantenere l'addome leggermente contratto portando l'ombelico verso il basso. Valeria solleverà le spalle fino ad arrivare alla massima contrazione, poi rilasserà il tronco. Espirando andiamo su ed inspirando torniamo alla posizione fondamentale. Dobbiamo mantenere la testa in linea con la colonna vertebrale e non dobbiamo portarla verso il basso. Dobbiamo ripetere questo esercizio per circa 15 o 20 volte. Per questa puntata è tutto, arrivederci alla prossima settimana e auguri di buone feste!